Dare una risposta alle richieste dei cittadini possessori di cani che desiderano avere uno spazio sicuro dove portare i loro amici a quattro zampe. E questo lo scopo principale del Pluto Park, inaugurato a Sala Consilina in località Pontefilo. La nuova area sgambatura cani, voluta dal comune salese, è unica nel suo genere in provincia di Salerno ed una delle poche esistenti in Campania. Circa 3.000 metri quadrati, recintati e forniti di servizi, perimetralmente piantumati con 400 piantine a siepe di varie specie. Intitolata al mitico Pluto, creato da Walt Disney, darà l'opportunità in particolare ai cani di appartamento di trovare libertà in un'area protetta, interagendo tra loro. Si tratta anche di un'iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sul tema del valore sociale e affettivo degli amici a quattro zampe, per evitarne l'abbandono e il conseguente randagismo. Inoltre, le famiglie e i cittadini che vorranno frequentare il Pluto Park avranno modo e occasione di socializzare a tu per tu, cosa che avviene sempre più di rado. Ci voleva veramente, perché apposta per i cani che vogliono divertirsi, ci voleva, sì. Ecco, Barbie si sta divertendo. Sì, si sta divertendo e in più... Anche per l'addestramento, come ho sentito, mi fa piacere. Noi apparteniamo a un gruppo, siamo un gruppo cinofilo, abbiamo un campo nostro, però che ce ne sia un altro, ben venga, cioè per noi è positivo, perché noi siamo appassionati di pastori tedeschi, siamo i Sass Lupo Vallo di Diano, proprio un'associazione di pastori tedeschi, quindi organizziamo le gare da lavoro, gare di bellezza. E per noi è positivo, è molto positivo. Da quest'area di sgambatura potrà nascere un centro di aggregazione. Un centro di aggregazione non solo per i proprietari dei cani, gli amanti dei cani, ma per tutti i cittadini che insomma vivono in solitudine. Noi sappiamo molto bene che purtroppo il problema della solitudine è un problema molto molto forte nella nostra zona. È un luogo bellissimo. Si sta divertendo Diana? Sì. Sì. Fa divertire gli animali. La porterai spesso qui, Diana? Ogni domenica.